La conduttrice si prepara al ritorno in TV con UED, quest'anno ci saranno tronisti mai visti prima. La nuova edizione di Uomini e Donne potrebbe essere completamente rivoluzionata da Maria De Filippi. La conduttrice, da anni al timone della trasmissione sentimentale di grande successo in onda su Canale 5, sta mettendo a punto le novità della prossima edizione, pronta a sfidare la nuova rivale Caterina Balivo che approderà su Rai 1 con il talk show Vieni da me. Stando alle prime indiscrezioni di chi, quest'anno la De Filippi avrebbe intenzione di puntare su personaggi sconosciuti, mai visti prima all'interno dello studio del suo dating show e questa situazione potrebbe mettere in bilico la presenza dei personaggi storici come ad esempio Gemma e Giorgio. Novità a Uomini e Donne, i prossimi tronisti saranno sconosciuti al pubblico. Nel dettaglio le anticipazioni che arrivano dalle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini rivelano che Maria De Filippi per questa nuova edizione di Uomini e Donne avrebbe intenzione di portare in video personaggi mai visti prima e proprio per questo motivo avrebbe detto no ad ex corteggiatori pronti a diventare tronisti dopo essere stati scartati in seguito alla scelta finale. Una decisione importante che denota la volontà di cambiare un po' le cose e puntare su persone che non siano prevedibili e in grado al tempo stesso di attirare l'attenzione del pubblico. Non si esclude, però, che uno dei prossimi nuovi tronisti possa arrivare dall'ultima edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni che ha registrato ascolti record su Canale 5. Gemma e Giorgio, dubbi sul ritorno a UED. In particolar modo il pubblico è rimasto folgorato da Lara, la fidanzata che ha scelto di lasciare il suo fidanzato Michael dopo le varie bugie e i tradimenti perpetrati nei suoi confronti. Lara è diventata una vera e propria star sul web e sui social e in moltissimi chiedono di rivederla sul trono di Uomini e Donne. Cosa ne sarà invece dei personaggi storici del programma come Gemma e Giorgio? Al momento non si hanno ancora notizie certe riguardanti il loro ritorno in trasmissione. Giorgio, al termine della passata edizione, ammise di voler abbandonare il programma dopo un'annata difficile e ricca di polemiche. Per la Galgani, invece, si parlava di un approdo a UED nelle vesti di opinionista al posto di Tina Cipollari, ma quest'ultima ha prontamente smentito la notizia su Instagram, confermando che sarà lei l'opinionista del dating show Mediaset.